Buongiorno ragazzi, amici e tutti quanti, benvenuti alla terza lezione sulla boemia. Come vedete, Sophie, la mia gattona, non c'è, è in sciopero, dice che si stanca di aiutarmi nelle video lezioni, insomma, si è rifiutata di fare la mascotte questa volta. Vabbè, pazienza, faremo a meno di lei. Allora, abbiamo parlato della storia della boemia e abbiamo visto l'inizio del movimento di riforma boema, che prenderà il nome di Movimento Ussita dal riformatore, dal predicatore Jan Hus. Quindi da Jan Hus saranno chiamati Ussiti, tutti quelli che aderiscono alla riforma boema, che sarà ben presto considerata sin da subito un'eresia da parte della Chiesa Cattolica. Abbiamo già visto la scorsa lezione gli inizi di Jan Hus a Praga. E abbiamo già messo in evidenza che la riforma boema, questo grande movimento popolare riformatore, non nasce all'improvviso con Jan Hus che arriva da qualche parte, non so, fa iniziare tutto così all'improvviso. Prima di Jan Hus vi erano stati altri riformatori, riformatori che molto spesso erano anche dei grandi, brillantissimi predicatori, predicavano nelle piazze, dovunque, incantavano il popolo, trascinavano il popolo. Hus si inserisce in un movimento di riforma, in un movimento di ribellione contro la corruzione della Chiesa boema e l'invadenza della Curia romana in Boemia, che è già iniziato prima di lui. Nel 1402, anche questo l'abbiamo già detto, Janus diventa il direttore della Cappella di Betlemme, una congregazione che obbliga i propri membri a predicare al di fuori delle chiese, a predicare anche in ceco, non solo nella lingua che veniva considerata la lingua più elevata, il tedesco, ma anche nella lingua popolare, il ceco, come direttore della Cappella di Betlemme. Jan Hus si fa conoscere non solo per i suoi sermoni pubblici in ceco, ma anche perché compone molti inni che hanno davvero un grande successo, che lui fa usare durante la liturgia, inni in ceco, inni che piacciono anche all'imperatrice Sofia, alla regina Sofia, la moglie del re di Boemia, che vi ricordo, re di Boemia era Venceslao IV della dinastia di Lussemburgo. Per un certo periodo, persino l'arcivescovo di Praga appoggia Janus, si chiama Zbigniew. Sia la regina Sofia, sia addirittura anche l'arcivescovo di Praga, Zbigniew, sono dalla parte di Hus. Hus nei suoi sermoni si scaglia contro l'immoralità, le degenerazioni dell'epoca, non soltanto quelle del clero. Certamente si appunta particolarmente contro i mali della Chiesa. Probabilmente sin da questi primi anni della sua predicazione pubblica, ma non abbiamo prove certe su questo, probabilmente Hus attaccava anche alcune dottrine della Chiesa Cattolica come non conformi al Vangelo. Forse sosteneva, ma non nei suoi sermoni, bensì nelle conversazioni private, che la sostanza del pane e del vino permanesse anche durante l'Eucarestia. Quindi lui sarebbe stato contrario al dogma cattolico della transustanziazione, secondo cui al momento dell'Eucarestia la sostanza del pane e il vino vanno via. E le sostanze del pane e del vino vanno via e vengono sostituite dalla sostanza del corpo di Cristo. Invece, alcuni sospettano che Hus non credesse in questo, credesse che la sostanza del pane, la sostanza del vino permanessero anche durante e dopo l'Eucarestia. Forse Hus pensava che un sacerdote che fosse in peccato mortale non potesse più amministrare i sacramenti. Attenzione, la negazione della transustanziazione e l'idea che soltanto un sacerdote santo che non fosse in stato di peccato potesse dare valore ai sacramenti,
non erano cose nuove, erano cose che erano state affermate da molte eresie. Se avete un po' studiato la storia anche delle eresie precedenti, anche di quelle dei primissimi secoli del cristianesimo, in particolare queste idee, abbiamo visto, non abbiamo la certezza che Hus le sostenesse realmente. Vi è solo il sospetto. Queste idee erano tipiche di John Wycliffe, dell'eretico riformatore inglese John Wycliffe, di cui abbiamo già parlato ovviamente in un altro argomento. E molti sostengono che le idee di Janus siano state influenzate da quelle di John Wycliffe, di questo eretico inglese che era vissuto qualche decennio prima di lui. Certamente le idee di Wycliffe influenzarono il movimento di riforma boema, anche perché queste idee arrivarono a Praga, furono portate a Praga dagli studenti inglesi. Vi erano numerosi studenti inglesi che andavano a studiare all'Università di Praga. Perché? Perché c'era una connessione tra Inghilterra e Boemia, in quanto Anna, la sorella del re di Boemia, Venceslao IV, era diventata la regina d'Inghilterra, aveva sposato il re d'Inghilterra e questo aveva fatto affluire molti studenti inglesi all'Università di Praga. Già dal 1380, insomma, quando Hus ancora, diciamo, aveva 10 anni, già nel 1380 le idee di Wycliffe erano arrivate, si erano diffuse a Praga. Nel 1402 un amico riformatore di Hus, che si chiama Girolamo da Praga, era tornato da Londra, era andato a Londra, era tornato da Londra, Girolamo da Praga, circa nel 1402, portando con sé da Londra le due principali opere teologiche di Wycliffe, che tutta Praga iniziò a leggere. E quindi le reazioni non si fanno attendere. Nel 1403 la maggioranza del collegio dell'università condanna gli articoli di Wycliffe sottoposti a esame. Vengono individuati alcune tesi, alcuni articoli estratti dalle opere di Wycliffe che vengono considerate eretiche, ma i maestri sono divisi. Infatti, alcuni maestri dell'Università di Praga, non tanto quelli tedeschi, ma quelli cechi, non se la sentono di condannare tutte le tesi di Wycliffe, ma pubblicamente difendono alcune tesi eretiche di Wycliffe, questi maestri ciechi. In particolare, alcuni maestri ciechi sono contro la transustanziazione, come era Wycliffe, e per questo vengono convocati a Roma. Attenzione, sono costretti a ritrattare. Nel 1408 i maestri ciechi dell'Università di Praga condannano per la seconda volta le tesi di Wycliffe, gli articoli di Wycliffe. Questa volta vengono appoggiati anche dall'arcivescovo Zbigniew, che, come ho detto, all'inizio appoggiava Janus, però ben presto se ne distacca. E quindi anche in questo caso, nel 1408, i maestri ciechi dell'Università di Praga, spinti anche dal re Venceslao IV, condannano gli articoli di Wycliffe, ma non proprio tutti. Lo stesso Hus nel 1408 afferma di non essere d'accordo con tutti gli articoli di Wycliffe, ma con alcuni sì. Lui dice che di considerarne corretti alcuni degli articoli di Wycliffe, qualora siano opportunamente interpretati. Nel 1408 si svolge anche un sinodo a Praga, attenzione, nel 1408, quindi le cose si sviluppano lentamente, ma inesorabilmente. Allora, il Sinodo di Praga nel 1408 proibisce a Hus di attaccare il clero durante i suoi sermoni in pubblico e ingiunge a tutti coloro che sono in possesso di opere di Wycliffe di consegnarle. Anche Hus obbedisce e consegna le opere di Wycliffe in suo possesso. L'arcivescovo di Praga, Zbigniew, è sempre più lontano da Hus.
Hus attacca l'arcivescovo Zbigniewicz anche per motivi particolari, precisi. Hus attacca alcuni aspetti dell'amministrazione ecclesiastica della Boemia, i sacerdoti indegni, il peccato di simonia. Tant'è vero che molti storici sostengono che Hus si sia messo in urto la Chiesa Boema non solo e non tanto per le sue posizioni teologiche, attenzione, per le sue posizioni eretiche, quanto anche per le sue prese di posizione specifiche contro singoli personaggi della Chiesa Boema, che lui chiamava per nome e cognome, cioè per aver attaccato ben precisi abusi, per esempio la simonia della Chiesa Boema. In ogni caso, Hus si rifiuta di ripudiare Wycliffe, a differenza di altri riformatori che piegano la testa, e quindi inizia a essere considerato il principale sostenitore di Wycliffe. Nel 1408 succede un'altra cosa che potrebbe sembrare un pochino complicata. C'era lo scisma di Occidente, ve lo ricordate? C'erano due o tre papi contemporaneamente. In vista del Concilio di Pisa, che deve deporre questi due papi ed eleggerne uno, un unico papa per la cattolicità, i cardinali che si riuniscono a Pisa invitano tutti i sovrani a osservare la neutralità tra i due papi, cioè a non appoggiare né il papa X né il papa Y, perché entrambi, capite, avrebbero dovuto essere deposti dal Concilio di Pisa, che avrebbe eletto un altro papa, un papa Z, ok? Il punto è che Re Venceslao IV lo fa, rifiuta di appoggiare entrambi i papi, cioè si schiera, sostiene la neutralità chiesta dai vescovi del Concilio di Pisa, come Hus e i maestri ciechi dell'università, mentre l'arcivescovo Zbigniewicz non ci sta, gran parte del clero della Boemia, come la maggior parte dell'università, continuano invece a essere fedeli al Papa Romano Gregorio XII. Papa Romano, perché sapete, si opponeva al Papa Avignonese. Quindi vedete che per il momento Hus ha questa fortuna, cioè Hus ha l'appoggio del re Venceslao per questa questione dello scisma d'Occidente. Sia Hus sia il re di Boemia Venceslao IV sono a favore della neutralità dei due papi, mentre Zbigniewicz, che è la maggior parte del clero della Boemia, no. L'arcivescovo Zbigniewicz a un certo punto proibisce a Hus di esercitare le funzioni di sacerdote e di predicare, però ripeto, per via di questa questione del Concilio di Pisa, il re Venceslao appoggia Hus e non il suo arcivescovo Zbigniewicz. L'anno dopo, nel 1409, re Venceslao IV si accorge di quello che vi ho già detto, cioè che i maestri ciechi dell'università sono a favore della neutralità tra i due papi, mentre i maestri stranieri, per la maggior parte tedeschi, i professori stranieri dell'Università di Praga invece sono contrari alla neutralità dei due papi. Allora, che cosa fa Re Venceslao? Per ottenere l'appoggio della maggioranza dell'università, lui fa un decreto, il decreto di Kutna Hora, che semplicemente aumenta il potere dei maestri ciechi. E quindi Re Venceslao cambia gli statuti dell'università a favore dei maestri ciechi, tra cui chi è che insegna all'università? Ci sono tra i maestri ciechi lo stesso Hus e il suo amico che vi ho già citato, Girolamo da Praga. Hus viene addirittura eletto rettore dell'università in quello stesso 1409, e quindi si approfondisce lo scontro tra quella parte della Chiesa maggioritaria
guidata dall'arcivescovo Zbigniew, a capo della maggior parte della gran massa del clero, contraria alla neutralità tra i due papi, e invece quella parte degli ecclesiastici appoggiata dal re Venceslao e da Hus che sono favorevoli alla neutralità. Quindi Venceslao prende la parte di Hus, Venceslao IV vieta l'obbedienza a Papa Gregorio XII. L'arcivescovo Zbigniew a un certo punto scomunica Hus e i suoi amici, che ignorano il provvedimento. Siamo sempre nel 1409. Zbigniew, addirittura l'arcivescovo, pone Praga sotto interdetto, ma Hus e i suoi amici, i suoi sostenitori, anche questa volta ignorano il provvedimento. Tuttavia, attenzione, il contrasto tra Re Venceslao e l'arcivescovo Zbigniew cessa di esistere nel momento in cui il Concilio di Pisa depone effettivamente i due papi e elegge al loro posto Alessandro V, che entrambi, sia il re Venceslao sia Zbigniew, l'arcivescovo, appoggiano. E nel 1409 arriva anche la condanna papale, il papa proibisce, il nuovo papa Alessandro V, appena eletto, proibisce a Hus di predicare e ordina il sequestro anche lui di tutte le opere di Wycliffe. Nel 1410 Zbigniew porta avanti una mossa ancora più forte, fa addirittura bruciare pubblicamente tutte le opere di Wycliffe e proibisce a Hus di predicare. Hus non ci sta, si appella al nuovo Papa, a Papa Giovanni XXIII. In realtà il popolo di Praga, ma anche il re Venceslao IV, per il momento sono schierati dalla parte di Hus. Il fatto che la moglie, ricordate Sofia di Venceslao, del re, stia dalla parte di Hus, influenza anche il re, influenza anche Venceslao. Allora, alla fin fine Venceslao trova un accordo però con l'arcivescovo Zbigniew. La posizione di Hus è sempre più difficile. Hus scrive a Papa Giovanni XXIII per discolparsi, sostenendo di non aver mai condiviso gli articoli di Wycliffe che lui era accusato di aver condiviso. Gli articoli in cui Wycliffe condanna la transustanziazione, condanna le indulgenze, condanna la facoltà di un sacerdote in stato di peccato di poter consacrare, condanna le decime ecclesiastiche, condanna addirittura la proprietà ecclesiastica e anche la giustizia ecclesiastica. Hus scrive al Papa dicendo: queste idee di Wycliffe io non le condivido. È vero che nel 1411 l'arcivescovo Zbigniew muore, ma questo non fa terminare i problemi di Hus, anzi al contrario, perché Hus da questo momento in poi dovrà vedersela direttamente con la Santa Sede, con il Papa, non tanto più con l'arcivescovo di Praga. Nel 1411 c'è anche uno smacco per Venceslao IV, perché perde il Brandeburgo. Vi ricordate che il Brandeburgo era stato acquisito dalla Boemia? Però, se ricordate, nel testamento del padre di Venceslao, di Carlo IV, il Brandeburgo non era andato a Venceslao, ma al suo fratello Sigismondo. Ve lo ricordate? Ve l'ho detto questo. Quindi Brandeburgo va al fratello Sigismondo. Il fratello di Sigismondo, il fratello del re Venceslao, nel 1385 era diventato re d'Ungheria. Diede per questo motivo il Brandeburgo a suo cugino Jost. Vi ricordate che Venceslao IV aveva ampiamente litigato in passato con suo cugino Jost? Lo so, è una cosa un po' complicata. Alla morte di Jost, in realtà per testamento il Brandeburgo ritorna a Sigismondo, che in quel momento è re d'Ungheria. Sigismondo cosa fa? Attenzione, nel 1411 lo dà come pegno, cede come pegno il Brandeburgo alla famiglia di Hohenzollern. E quindi la Boemia perde definitivamente il Brandeburgo, che dal 1411 sarà ovviamente il punto di partenza di quello che tutti sapete della grande potenza della famiglia degli Hohenzollern, con la loro capitale appunto Berlino nel Brandeburgo. Gli Hohenzollern diventano i signori del Brandeburgo appunto nel 1411.
Torniamo comunque a Hus e a questi scontri religiosi. Hus nel 1412 si scaglia contro il Papa perché cosa era successo? Il Papa aveva scatenato una crociata contro il suo avversario, Ladislao re di Napoli. E per finanziare questa guerra il Papa aveva indetto le indulgenze, che purtroppo le indulgenze a Praga per via di abusi venivano vendute. Capite? Lo stesso problema che fece scatenare Lutero contro il Papa fa scatenare anche, ben prima di Lutero, anche Jan Hus. Jan Hus condanna le indulgenze, il fatto che vengano vendute, però attenzione, a Jan Hus fa ben di più, condanna le guerre ingiuste tra i cristiani. Secondo Hus, il Papa non aveva alcun diritto di dichiarare guerra al re di Napoli, d'accordo? E quindi Hus sostiene che i fedeli non sono tenuti a rispettare gli ordini del Papa quando essi sono in contrasto con la legge di Cristo e non devono finanziare le indulgenze per questa guerra e non devono assolutamente appoggiare una guerra del genere che, secondo, Hus, era stata voluta dal Papa soltanto per interessi personali contro il re di Napoli, d'accordo? E il popolo di Praga si schiera a favore di Hus. Infatti, molti venditori di indulgenze, colpiti dalle critiche di Hus, pensate, vengono malmenati o vengono messi in ridicolo. Il problema è che molti maestri di teologia dell'Università di Praga, che prima avevano sostenuto Hus, ora lo condannano e Papa Giovanni XXIII ovviamente scomunica Hus e ne ordina l'arresto e la punizione. Hus per il momento riesce a sfuggire all'arresto e a conseguenze gravi perché dal 1412 al 1414 si allontana da Praga vivendo in campagna, dedicandosi alla stesura delle sue opere che poi diventeranno ovviamente delle opere molto famose. Quindi Hus in campagna, Hus rifugiato in campagna, scrive le sue opere che si chiamano, le sue opere importanti, sia in latino sia in ceco, Esposizione del Credo, sulla Simonia, i 10 comandamenti e le preghiere del Signore, la Postilla, e il De Ecclesia in latino, però in realtà molte di queste opere sono scritte in ceco e quindi Hus ha grande importanza per lo sviluppo della lingua e della letteratura ceca. Nel 1413 Venceslao si schiera definitivamente contro Hus dopo aver tentato inutilmente una riconciliazione. E ci sono problemi tra Venceslao e Hus. Papa Giovanni XXIII lo condanna nuovamente. Nel 1414 si apre il Concilio di Costanza, d'accordo? Il Concilio di Costanza, ne abbiamo già parlato in altri momenti, è stato fortemente voluto per tentare di risolvere lo scisma d'Occidente da Sigismondo di Lussemburgo, di cui abbiamo già parlato, d'accordo? Sigismondo di Lussemburgo, il quale è re di Ungheria, ma è anche imperatore del Sacro Romano Impero. Sigismondo ha un interesse personale nel risolvere la questione ussita, perché? Perché Sigismondo è il probabile erede anche al trono di Boemia, perché suo fratellastro Venceslao IV sul trono di Boemia non aveva figli, ok? Tutti sanno un po' come vanno le cose. Sigismondo invita Jan Hus al concilio di Costanza, mandandogli un salvacondotto imperiale che gli offre la garanzia di tornare sano e salvo dal concilio, anche se non avesse voluto sottomettersi al concilio stesso. Jan Hus sa che molto pericoloso e nonostante gli avvertimenti dei suoi amici si reca al concilio. All'inizio Hus a Costanza viene trattato bene, poi la situazione si ribalta perché evidentemente a causa delle manovre dei suoi avversari, in particolare dei rappresentanti del clero ceco, i quali convincono il concilio della pericolosità di Hus, quindi Hus viene
arrestato, viene imprigionato. Sigismondo in realtà non vuole la condanna di Hus, gli ha dato il suo salvacondotto, dice che deve mantenere la sua parola di imperatore. Sigismondo cerca di far liberare Hus, ma la Chiesa conciliare non è d'accordo. Il concilio afferma la propria libertà di giudicare un eretico e non vuole dipendere dall'imperatore. Sigismondo, ricordate che si stava affermando anche la dottrina del conciliarismo, per cui il concilio pensava di essere proprio investito del potere di dirigere la Chiesa. E quindi il concilio, i padri conciliari, i vescovi a Costanza negano la validità del salvacondotto che Sigismondo aveva dato a Hus. Hus viene interrogato una volta arrestato e si difende. Anche Girolamo da Praga, attenzione, si reca al concilio di Costanza, l'amico di Hus, e viene anche lui imprigionato. Hus viene interrogato, ma vuole essere interrogato pubblicamente in un'udienza plenaria e ottiene questo. E durante l'udienza plenaria lui in realtà dice di rifiutare alcuni articoli di Wycliffe, però di accettarne altri. In particolare Wycliffe ammette di accettare l'idea della predestinazione degli eletti. La predestinazione, la Chiesa Cattolica non può accettare questo. Il Concilio di Costanza, tra l'altro, proibisce la comunione sotto le due specie, che molti sanno essere proprio la caratteristica fondamentale degli ussiti, che per questo motivo verranno chiamati anche utraquisti. Cos'è la comunione sotto le due specie? Durante la comunione voi prendete solo l'ostia o bevete il vino? La Chiesa Cattolica dice che i fedeli prendono solo l'ostia, cioè si comunicano sotto una sola specie sacra, il corpo di Cristo. La seconda specie sacra è il sangue di Cristo rappresentato dal vino, ma voi non fate, no, se siete cattolici, la comunione con il vino. Invece gli ussiti volevano comunicarsi, e la cosa che sembrava scandalosa lo facevano fare anche ai bambini anche molto piccoli, comunicarsi con entrambe le specie sacre, capite? Cioè sia con il corpo di Cristo, il pane, l'ostia, sia con il sangue di Cristo, ovvero il vino. Per questo vengono chiamati utraquisti, perché in latino al femminile utraque vuol dire entrambe, ok? Utraque species, entrambe le specie sacre. Allora, quest'idea di comunicarsi non solo col pane, ma anche col vino, cioè con entrambe le specie sacre, non era venuta a Hus. Molti pensano che Hus si sia inventato questa cosa, che prendono sia il pane sia il vino gli ussiti durante l'Eucarestia, durante la comunione. Non è proprio così, cioè in realtà l'autore di questa innovazione del prendere sia il pane sia il vino, la comunione sotto entrambe le specie, non è Hus, ma il suo amico Giacomo di Stibro. Tuttavia, Wycliffe era pienamente d'accordo con questo. Invece, il Concilio di Costanza condanna questa che sarà la caratteristica più nota nel mondo degli ussiti, e appunto prendere la comunione con entrambe le specie. Il concilio brucia sul rogo le opere di Hus, gli chiede di ritrattare e Hus non ritratta. È come un martire del libero pensiero, come tutti sanno, dopo i suoi libri, anche Hus stesso viene condannato a morte, bruciato sul rogo. Anche all'ultimo momento Hus si rifiuta di ritrattare, gli avrebbero detto che avrebbe avuto salva la vita se avesse abiurato, se avesse rifiutato le sue idee, se avesse ritrattato. Invece no, anche poco prima che il rogo fosse acceso gli viene chiesto di ritrattare, Hus non lo fa e muore, viene bruciato sul rogo il 6 luglio del 1415 a Costanza, nel corso del Concilio di Costanza, e le sue ceneri sono sparse per la campagna per non dargli una sepoltura. Alla notizia della morte di Hus, la nobiltà boema e morava si oppone al Concilio di Costanza, che sapete che fa? Autonomamente dal re Venceslao, scrive la nobiltà boema
La nobiltà boema, che tutta dalla parte di Hus, scrive un documento di protesta che manda al Concilio di Costanza, ma forma anche un'alleanza ussita, un'alleanza militare, scegliendo la strada della ribellione alla Chiesa Cattolica. In Boemia sono quasi tutti d'accordo a favore di Hus, che è stato da poco ucciso, e non a favore della non sottomettersi, non a favore della Chiesa. Della Chiesa cattolica 1415, l'anno in cui Hus viene messo a morte. L'Università di Praga difende Hus chiamandolo martire. Per reazione, il Concilio di Costanza ordina di sospendere tutte le attività accademiche. L'università non ci pensa neanche. Il Concilio ordina al debole arcivescovo di Praga, Corrado di Vechta, un personaggio molto debole, di non ordinare sacerdoti ussiti, di rifiutare le ordinazioni ai sacerdoti ussiti. Nel 1416, sempre durante il concilio di Costanza, questo è noto, anche Girolamo da Praga viene ucciso sul rogo nello stesso punto in cui era stato ucciso il suo amico Janus. Girolamo da Praga, per salvarsi la vita dopo la morte di Hus, lui, che era prigioniero, aveva ritrattato tutto, si era sottomesso al concilio, ma poi cambiò idea, disse di essere fedele ad Hus e di aver fatto un errore, il più grande peccato della mia vita, disse Girolamo da Praga, e di aver tradito il mio amico Hus. E quindi lui, come dire, abiurò la biura, d'accordo? E quindi andò volontariamente sul rogo, pronunciando prima di morire Girolamo da Praga uno straordinario discorso a favore della libertà, della coscienza, del cristiano. Il Concilio di Costanza non può accettare che la Boemia si ribelli e convoca questi ribelli boemi e moravi per rispondere all'accusa di eresia, ma i nobili ussiti, guidati inizialmente da un certo Zenek, ma che hanno l'appoggio anche della regina Sofia, sono tutti dalla parte degli ussiti. Costringono, pensate, uno degli arcivescovi supplenti di Praga a ordinare i sacerdoti ussiti in contrasto con la decisione, con il divieto del Concilio di Costanza. L'Università di Praga nel 1417 approva l'uso del calice. Vi ho già detto, utraquismo, gli ussiti si comunicano sia con il pane, l'ostia, sia con il vino, per questo vengono chiamati calicisti, non vengono solo chiamati utraquisti, all'epoca venivano chiamati molto spesso calicisti, perché appunto utilizzavano il calice, cioè bevevano il vino durante l'Eucarestia. La comunione sotto entrambe le specie, cioè il calicismo, prendere sia l'ostia sia il vino, diventa, come vi ho detto, la cosa più nota degli ussiti. Diventa il vincolo più forte che unisce tutti i seguaci di Hus. Vedremo che si divideranno in varie correnti, però tutti avranno sempre una cosa in comune: la comunione sotto entrambe le specie, il calicismo. Il calicismo, la comunione sotto entrambe le specie, l'utraquismo diventa il simbolo universale del movimento ussita. E allora vediamo, perché le guerre ussite sono piuttosto complicate. Gli ussiti si combattono tra di loro molto a lungo perché in realtà non sono molto d'accordo, in particolare non sono neanche d'accordo sull'interpretazione delle tesi di Wycliffe, diciamo così, perché ci sono alcuni che accettano molti articoli di Wycliffe e altri invece, come lo stesso Hus, che ne respingono molti. Quindi già nel 1717, attenzione, gli ussiti si dividono in un'ala moderata e in un'ala radicale.
L'ala radicale condanna per esempio il giuramento, la pena di morte, il purgatorio, le preghiere, le messe per i morti, le immagini e alcuni sacramenti. Invece l'ala moderata, insomma, si accontentava di evitare gli abusi del clero e di bere con il calice durante l'Eucaristia. Quindi le differenze sono molte tra le due fazioni degli Ussiti. Nel 1717 c'è un sinodo ussita che definisce i principi basilari della confessione cristiana ussita, che saranno poi ufficialmente promulgati nel 1420 sotto il titolo dei quattro articoli di Praga. Ora guardate, i quattro articoli di Praga definiscono i punti base della religione ussita. Se noi andiamo a leggere i quattro articoli di Praga, a differenza di quello che molti pensano, questi quattro articoli di Praga non erano affatto estremisti, non accettavano affatto l'estremismo di Wycliffe. Sin dall'inizio gli Ussiti sono molto più moderati rispetto ai seguaci inglesi di Wycliffe. Quali sono questi quattro articoli di Praga? Oltre alla comunione sotto entrambe le specie, abbiamo visto che la Chiesa Cattolica non può accettare gli altri tre. Se li leggete, non riguardano proprio la teologia, la dogmatica. Il secondo dice che bisogna predicare la parola di Dio senza alcun ostacolo, quindi anche nelle piazze, anche i laici possono predicare e si può leggere la Bibbia in lingua ceca. Poi il terzo articolo dice che bisogna abolire il potere dei preti sui vasti possedimenti, togliere le proprietà alla Chiesa, renderla povera, ed è quello che gli Ussiti faranno. Il quarto articolo dice che bisogna punire i peccati mortali contrari alla legge divina, compresa la simonia. I peccati mortali devono essere puniti anche dalla legge dello Stato. Come vedete, tranne il primo articolo, cioè la comunione sotto entrambe le specie, gli altri tre dei quattro articoli di Praga non erano delle cose così scandalose, no? Non so se siete d'accordo. Cioè, non riguardavano una ribellione nei confronti dei sacramenti, della dottrina, dei dogmi, dei riti della Chiesa Cattolica. Cosa chiedevano gli altri tre articoli? Di predicare la parola di Dio, anche nelle lingue volgari, leggendo direttamente la Bibbia. Di togliere alla Chiesa i possedimenti, le terre, e poi di punire anche da parte della legge dello Stato i peccati mortali, compresa la simonia. Non c'è nulla che vada contro i dogmi, i sacramenti, eccetera. Non so se siete d'accordo. Cioè, l'unica cosa è che volevano bere il vino col calice insieme all'ostia durante la carestia. Tuttavia, la Chiesa Cattolica non fa molto per accettare gli Ussiti, anzi, proprio si contrappone sin dall'inizio molto duramente. Il nuovo Papa Martino V, appena eletto nel 1418, ordina la lotta senza quartiere contro gli Ussiti. Gli Ussiti sanno che saranno attaccati da una crociata. Nel 1419 anche il re Venceslao IV, che fino ad allora abbiamo visto era stato tollerante verso gli Ussiti, prende provvedimenti contro di loro. In risposta, le masse ussite iniziano a praticare la violenza. Il 30 luglio 1419 la folla infuriata entra nel palazzo municipale di Praga e, pensate, getta dalle finestre alcuni consiglieri che si erano rifiutati di rilasciare delle persone arrestate per motivi religiosi. È la prima defenestrazione di Praga. Li buttano questi Ussiti, gettano questi consiglieri dalle finestre del palazzo municipale di Praga. Quando cadono giù dalle finestre, ci sono gli Ussiti all'esterno che li uccidono immediatamente. Quindi una vera e propria violenza conclamata. È la prima defenestrazione di Praga. Sapete che ce sarà una seconda più famosa che farà scoppiare la guerra dei 30 anni. Nel 1618 verranno buttati i rappresentanti dell'imperatore, verranno gettati da quelle stesse finestre. Quindi ce l'hanno un po' come vizio, diciamo, i praghesi, i boemi, quelli di gettare le persone dalle finestre. Questa è una defenestrazione di Praga meno famosa, che precede quella, diciamo, che un po' tutti conoscono, quella del 1618.
Allora, il popolo elegge i successori dei funzionari che ha ucciso gettando dalle finestre. Il re non si oppone. D'altra parte, re Venceslao IV è ormai debole e malato e muore poco dopo. Attenzione, chi succede sul trono di Boemia dopo Venceslao IV? In realtà l'abbiamo già detto, il successore naturale è suo fratello Sigismondo di Lussemburgo. Della stessa famiglia di Lussemburgo, ricordate che anche Venceslao era della famiglia di Lussemburgo. Sigismondo di Lussemburgo, che come vi ho detto prima, ma ve lo ricordo, era molto potente perché era già re di Ungheria ed era anche imperatore del Sacro Romano Impero Germanico. Sigismondo di Lussemburgo di fatto non riesce a governare. Sarà sul trono di Boemia, ma solo virtualmente, dal 1419 al 1420. Ma di fatto non governerà neanche questi 2 anni. Perché? Perché gli Ussiti non lo vogliono. Non lo vogliono. E non viene riconosciuto dagli Ussiti. Infatti sia il popolo sia la nobiltà sarebbero disposti ad accettare Sigismondo di Lussemburgo come re solo con la condizione che lui riconosca i principi degli Ussiti. Ma Sigismondo non accetta. Anzi, appoggia la crociata che il Papa ha lanciato contro gli Ussiti, ne arresta e ne fa uccidere alcuni di Ussiti. E quindi gli Ussiti non lo accettano come re, accorrono da ogni parte della Boemia a Praga per difendere Praga. Fate attenzione che il centro dell'utraquismo, della fede ussita, in realtà non era soltanto Praga, ma anche Tabor. Tabor è una piccola cittadina nella Boemia meridionale, diventa uno dei centri più importanti degli Ussiti. E in particolare Tabor diventa centro dell'ala radicale, vi ricordate, quella estremista degli Ussiti. A capo delle truppe boeme che devono difendersi dalla crociata contro di loro, viene messo un generale molto anziano che aveva molta esperienza. Pensate, aveva combattuto in battaglie di molto tempo prima, come la famosa battaglia di Tannenberg, che si rivelò veramente uno stratega, un capo militare straordinario. Si chiama Giovanni Ziska. Giovanni Ziska proprio vive a Tabor e si mette a capo dell'ala radicale degli Ussiti di Tabor con un accento sulla Ziska invece si scrive con 2 accenti sulle 2 Z del suo nome. E allora lui organizza l'esercito. Pensate, Giovanni Ziska era già anziano, era cieco da un occhio. La prima crociata viene totalmente sconfitta dagli Ussiti. Sigismondo di Lussemburgo viene sconfitto 2 volte, prima sulla collina di Vítkov vicino Praga e poi una sua successiva spedizione sarà stroncata e l'esercito di Sigismondo viene distrutto presso Vyšehrad, che sapete si chiama anche Visegrad, e quindi abbiamo la prima grande vittoria degli Ussiti nella prima crociata contro di loro. Abbiamo visto, Sigismondo viene detronizzato, seppure si può dire che abbia virtualmente regnato fino al 1420. Abbiamo un interregno, pensate, dal 1420 al 1436, se non addirittura dal 1419 al 1436. Per un tempo lunghissimo il trono di Boemia resterà vacante perché Sigismondo non viene accettato come re. E non ne viene eletto nessun altro. Nel 21-22 anche la seconda crociata contro gli Ussiti fallisce. L'esercito di Sigismondo penetra in Boemia occidentale e assedia Žatec. Ma il suo esercito viene distrutto una volta di più
dall'esercito ussita. Pensate che i primi segni di battaglia, l'esercito di Sigismondo si sbanda e si ritira. A tal punto i crociati cattolici temono gli ussiti, che cominciano a essere visti come invincibili. L'esercito si squaglia prima di dare veramente battaglia. Una successiva spedizione avanza in Moravia e in Boemia occidentale, ma Sigismondo viene sconfitto da Don Giovanni e Ziska per l'ennesima volta a Kutna Hora, subendo delle perdite pesantissime. Quindi, grande successo militare degli ussiti, mossi anche da afflato religioso, da fanatismo, riescono a vincere nella prima e nella seconda crociata, attenzione, contro di loro. E nel 1421 si conferma che Sigismondo viene rifiutato come re di Boemia, e infatti la dieta generale boema che si tiene a Czaslaw rifiuta Sigismondo come re. Sigismondo però viene, attenzione, accettato come re dalle province annesse alla Boemia, Slesia e Lusazia, per la maggior parte tedesche, però non dalla Boemia. Pensate che la dieta, scusate, boema rifiuta Sigismondo di Lussemburgo come re e si rivolge, pensate, a Ladislao Jagellone, re di Polonia, Ladislao Jagellone, offrendogli la corona. Ladislao Jagellone, però, per avere la corona, ovviamente deve riconoscere i principi degli ussiti, e Ladislao, re di Polonia, non è d'accordo. Ladislao cerca anche di far andare sul trono suo nipote Sigismondo Korybutowicz, che viene conosciuto con un nome più abbreviato, Korybut. Korybut, il nipote, ripeto, del re Sigismondo di Polonia, vuole accettare le condizioni degli ussiti per diventare, se non re, almeno governatore o reggente, però in realtà viene accettato poi alla fine, nel 1424, solo da una parte degli ussiti, perché Korybut si schiererà troppo a favore della Chiesa Cattolica, secondo la maggior parte degli ussiti, tant'è che nel 1427 sarà imprigionato e scacciato dal paese. Quindi fallisce anche la successione polacca. Per moltissimi anni la Boemia resta senza re e i cechi nominano dei consigli di amministrazione eletti dalle diete. Quindi si faranno governare da questi consigli di amministrazione eletti dalle diete, diete che naturalmente ottengono un'enorme importanza. Quindi, ripeto, dal 1419 al 1436 la Boemia non ha un re riconosciuto da tutti e con un potere effettivo. E si approfondiscono le divisioni tra i moderati e i radicali all'interno degli ussiti, ala moderata e ala radicale. Quelli di Tabor, appunto, il centro dell'ala radicale degli ussiti era Tabor, sconfinano nel misticismo fanatico. Abbiamo un chiliasmo, chiliasmo, noi lo chiameremmo millenarismo, ma i boemi lo chiamavano chiliasmo. Sul monte Tabor, sapete cos'è il millenarismo? Si attende che prima o poi arrivi Gesù Cristo e fondi il suo regno di 1000 anni di pace sulla terra. Questo fanno sul monte Tabor, guardano il cielo sperando che, convinti che prima o poi arrivi Gesù Cristo. E gli ussiti iniziano a usare la violenza, la lotta armata, e ben presto diventano violenti, cioè gli ussiti sin dall'inizio sono violenti. Si inizia a pensare che il regno di Cristo debba poter avvenire solo grazie alla distruzione di tutti i mali, attraverso guerre, attraverso lotte, per annientare gli empi. I maestri dell'Università di Praga giustificano la guerra.
Sostengono che una comunità cristiana ha diritto di combattere con le armi in difesa della verità divina e d'altra parte, scusate, loro è ovvio che pensano di essere giustificati a fare la guerra, perché se Sigismondo e il Papa vogliono annientarli con le crociate, con la forza delle armi, è ovvio che gli ussiti pensano di essere giustificati a resistere con le armi, però come vedremo esagereranno un po'. Tabor è la sede dell'ala radicale, mentre invece Praga è il principale centro dell'ala moderata degli ussiti, d'accordo? L'ala degli ussiti più estremisti, abbiamo visto, a Tabor è comandata da Giovanni Ziska. Giovanni Ziska però anche lui cerca di staccarsi dall'estremismo di Tabor. Giovanni Ziska è... Per molti non lo conoscono, è considerato un grandissimo capo militare. Pensate che lui si organizza in che modo? Fa combattere gli artigiani e i contadini con gli utensili e gli attrezzi che usano, d'accordo? I forconi, gli attrezzi che gli artigiani usano al lavoro. È incredibile questo. Forma delle barricate, Ziska, con dei carri, cioè li fa combattere con i loro strumenti, capite? Con dei carri agricoli che vengono blindati, forse un'anticipazione del carro armato, cioè una fila concentrica, gruppi concentrici di carri agricoli blindati con tavoli di legno che lasciano dei piccoli spazi per l'uso di piccoli cannoni o moschetti. In questo modo vince le battaglie. Ziska entra in contrasto con il radicalismo estremo dei Taboriti, dei seguaci di Tabor, e allora fonda, attenzione, un suo partito che lui chiama Unione. L'unione, capite, l'unione di Ziska si situa un po' a metà strada tra l'estremismo dei Taboriti e il moderatismo dei Praghesi. Lui, questa unione, questo suo partito lo organizza anche militarmente. Questa unione si basa su una setta preesistente che era chiamata Fratelli dell'Oreb. Giovanni Ziska prende questa setta dei fratelli dell'Oreb e gli cambia il nome e la trasforma nel suo partito armato, nell'Unione. Nel 1424 Ziska muove militarmente contro gli ussiti di Praga, quindi capite, si combattono tra loro le varie anime degli ussiti, anche se si giunge ad una tregua. I vari partiti ussiti si uniscono per realizzare una spedizione in Moravia e strapparla ad Alberto d'Austria, che nel frattempo l'aveva conquistata. Durante la spedizione in Moravia, però, nel 1424, Giovanni Ziska, che era già anziano, muore all'improvviso. Tuttavia, il suo partito non si scioglie, l'Unione semplicemente cambia nome e si chiamerà per moltissimo tempo Orfaniti. Perché? Avete capito? Perché i seguaci di Ziska si sentivano orfani di Ziska. E quindi chiamano il suo partito, continua a esistere senza di lui col nome di Orfaniti. Gli Orfaniti sono a metà strada tra gli estremisti taboriti e i moderati ussiti che soprattutto sono rappresentati nella città di Praga. Il bello è che la caratteristica degli ussiti per decenni sarà sempre questa, cioè loro si scannano, si ammazzano tra di loro, moderati, estremisti, poi però quando è necessario si mettono insieme per combattere efficacemente il nemico straniero, cioè si combattono tra loro, però contemporaneamente quando devono combattere una crociata, un nemico straniero, si mettono insieme tutte le fazioni ussite, quindi si combattono tra di loro, ma contemporaneamente stringono accordi temporanei accantonando le loro discordie quando il nemico è comune. Tra i capi politici e militari degli ussiti, attenzione, un po' un erede di Ziska, attenzione, si mette in luce un altro personaggio importante, Procopio il Grande. Era abbastanza estremista, però anche lui cerca di arrivare a un compromesso con gli ussiti moderati. Procopio il Grande prenderà il posto, diciamo così, di Ziska. Procopio il Grande cosa fa? Proprio con l'esercito degli Orfaniti di Ziska riesce a sconfiggere in maniera incredibile quasi tutta la Germania, quasi tutti i principi tedeschi guidati dal duca di Sassonia, che pur molto preponderanti, molto superiori di numero all'esercito di Procopio il Grande, nel 1426 vengono sconfitti a Usti.
È una vittoria, questa ennesima vittoria degli Hussiti di Procopio il Grande, che fa sensazione in tutta Europa. Gli Hussiti iniziano a essere considerati come invincibili, come se fossero proprio, non lo so, protetti dalla divinità. Questo fa sì che le successive crociate vengano rimandate oppure falliscano, ancora prima falliscono miseramente. Nel 1427 l'ennesima crociata contro gli Hussiti termina con la fuga disordinata da Tachov. I crociati non vogliono dare battaglia perché sono impressionati dagli Ussiti e quindi prima ancora che la battaglia abbia inizio scappano per 4 anni fino al 1000, dal 27 al 31. Infatti non ci saranno più altre crociate, nessuno li vuole fare, gli Ussiti vengono considerati ormai imbattibili. Nel 1431 i crociati ci riprovano. Proprio nel 30-31 vengono stampati tantissimi libelli in cui gli Ussiti fanno conoscere le loro idee al mondo, stampano i loro programmi. L'ennesima crociata nel 41, l'ultima, fallisce a Domažlice. Anche in questo caso le truppe crociate scappano prima della battaglia. Quindi vittoria perché l'avversario si è arreso per ritiro dell'avversario da parte degli Ussiti. E gli Ussiti non si contentano di sconfiggere gli eserciti crociati, diventano sempre più aggressivi, fanno continue scorrerie nei paesi vicini, nel 29-30 in Sassonia, a Bamberga, in Brandeburgo. A loro si uniscono spesso avventurieri in cui la brama di bottino prevale sullo zelo religioso. Quindi, insomma, alla fine che succede? Si apre il concilio di Basilea. Sapete che succede? Il cardinale Casarini, Giuliano Casarini, che è quello che aveva organizzato l'ultima fallimentare crociata contro gli Ussiti, Casarini, dice al concilio di Basilea propone un accordo con gli Ussiti perché dice Casarini, è impossibile batterli, vista l'impossibilità di distruggerli. Cerchiamo di mettersi d'accordo con loro, quindi il Concilio di Basilea, attenzione, invita gli Ussiti, d'accordo? E gli Ussiti ci vanno, gli Ussiti, anche perché gli Ussiti moderati vorrebbero un compromesso, gli Ussiti moderati di Praga sono stanchi del fanatismo rabbioso, sempre crescente, degli estremisti. Gli estremisti taboriti o orfaniti si comportano proprio male, distruggono le reliquie, le chiese, gli organi, le statue, sono violenti, iconoclasti. Entrano negli Ussiti anche alcuni elementi, magari stranieri, che portano nel movimento idee estranee agli Ianus, idee estremiste e fini anche divergenti da quelli iniziali del movimento. Il lollardo inglese Pietro Payne è uno appunto di questi estremisti. Gli Ussiti sono influenzati anche da personaggi come Niccolò di Dresda, che spingono molti Ussiti a condividere anche quelle idee di Wycliffe che Hus non riconosceva. Gli Ussiti vengono influenzati in maniera estremista da Valdesi, da Catari, da Piccardi. I Piccardi negavano completamente la presenza divina nell'Eucarestia. Quindi c'erano all'interno degli Ussiti, venivano fuori partiti e tendenze, le cui vedute e i cui scopi andavano molto oltre i quattro articoli di Praga, ve li ricordate? Emergono tendenze estremistiche, anche antimonarchiche, comunistiche, cioè tendenze radicali da un punto di vista sociale e politico, che vogliono la rivoluzione sociale, l'abolizione della proprietà dei nobili, dei privilegi dei nobili della Chiesa, addirittura il comunismo. E gli estremisti Piccardi guidati da Martinec vengono sterminati dallo stesso Zisca prima che morisse. I Taboriti si erano spinti molto oltre il loro estremismo. I Taboriti avevano abolito il paradiso, le preghiere, i santi, le immagini, le reliquie, quasi tutte le feste religiose, tutti i sacramenti tranne il battesimo ed Eucaristia, avevano semplificato le regole, i riti, il servizio divino e i loro vescovi venivano eletti solo dai preti. E gli moderati non ce la fanno più. Anche a Praga si diffonde l'estremismo taborita con un personaggio come Giovanni di Zelivo.
che viene comunque strangolato dopo poco tempo, viene, scusate, decapitato nel 1422 insieme a molti dei suoi seguaci. Ad ogni modo, ripeto, molti anche degli estremisti taboriti, tra cui Procopio il Grande, volevano risolvere le controversie in maniera pacifica, ok? Gli ussiti più moderati sono rappresentati soprattutto dai maestri dell'Università di Praga, sono disposti a tutto per avere la pace, anche a sacrificare molti principi e insegnamenti dello stesso Hus, accontentandosi solo di ottenere il calice e l'abolizione di certi abusi. Allora, la guida di questi moderati viene presa da Giovanni di Pribram, maestro dell'Università di Praga, che attacca le dottrine di Wycliffe nel 26, 1426-27, e per questo si scontra con il già citato Pietro Payne. Giovanni di Stibro muore nel 1429 a capo dei moderati. In realtà non troviamo, muore Stibro, ma a capo dei moderati non troviamo Pribram, ma un altro personaggio molto importante, Giovanni Rokicana. Rokicana voleva diventare vescovo di Praga, vescovo ussita di Praga, ma ovviamente molti non erano d'accordo. È una cosa complicata, vedete le varie correnti di ussiti moderati, estremisti, un po' meno estremisti, però tutti avevano in comune una cosa: non erano disposti a sottomettersi senza riserve all'autorità della Chiesa romana in materia di fede, che era ciò che la Chiesa romana richiedeva senza essere disposta a concessioni. Nel 1429 lo stesso Procopio il Grande aveva cercato inutilmente di trattare direttamente con l'imperatore Sigismondo a Bratislava, che i tedeschi chiamano Presburgo, e quindi all'inizio taboriti orfaniti sono incerti se andare al Concilio di Basilea. Poi ci vanno, decidono di andare. Nell'incontro preliminare con i padri conciliari, che si svolge a Keb, detta anche Eger, è la stessa cosa, si stabilisce, pensate, una cosa un po' singolare, che tutti i conflitti sarebbero stati giudicati in base alla Sacra Scrittura. Si apre la Sacra Scrittura e si vede che ha ragione. Tant'è che questo passa alla storia come il giudice di Keb. La Sacra Scrittura ovviamente dipende, è chiaro, dipende da chi la interpreta, la Sacra Scrittura. Comunque, pensate che poco prima che si riunisca il Concilio di Basilea, orfaniti e taboriti si rifiutano di fare una tregua e quindi anche durante i lavori del Concilio continuano la loro guerra, le scorrerie, le distruzioni, compiono una spedizione, orfaniti e taboriti, in Lusazia, in Slesia, in Brandeburgo, poi un'altra spedizione, alleati dei Polacchi contro l'ordine teutonico, sempre attraverso la Lusazia, la Slesia, fino alla Prussia, al Mar Baltico. È incredibile, sono proprio dei guerrieri. Nel 1433, al Concilio di Basilea, i negoziati procedono con difficoltà perché i padri cattolici di Basilea pretendono atto di completa sottomissione da parte degli ussiti e gli ussiti non sono disposti a sottomettersi. Però poi il Concilio di Basilea fa una mossa importante, manda una delegazione a Praga presso Giovanni di Pribram, ve lo ricordate? Il moderato, e lui accetta l'accordo. E quindi abbiamo l'accordo 1433, gli ussiti vengono finalmente riconosciuti dalla Chiesa Cattolica. È una delle chiese nazionali che si sta diffondendo in Europa, non è l'unica, ma è una chiesa nazionale eretica, è una chiesa nazionale che viene dal basso, non come la chiesa gallicana, per esempio, che viene istituita dal re di Francia. Sono i primi eretici, probabilmente nella storia, prima ancora dei protestanti, nel 1433, a essere ufficialmente riconosciuti dalla Chiesa cattolica, che firma i cosiddetti compactata. I compactata saranno molto importanti nel prosieguo della storia degli Ussiti e della Boemia. I compactata non fanno altro che accettare i quattro articoli di Praga. Quindi gli Ussiti vengono accettati dalla Chiesa Cattolica, però con un'interpretazione molto moderata dei quattro articoli di Praga. In realtà, l'accordo, come vedremo, non risolve affatto i problemi, perché un accordo
piuttosto infido, piuttosto, è soltanto un accordo soltanto transitorio, provvisorio, così viene visto dalla Chiesa Cattolica e anche da molti ussiti. L'interpretazione moderata dei compactata, dei quattro articoli di Praga nei compactata da parte dei cattolici lascia agli ussiti soltanto il calice, la comunione sotto entrambe le specie, però in realtà l'accordo dei compactata non viene riconosciuto dagli stati boemi, però viene accettato almeno dagli ussiti moderati, ricordate Pribram, anche se con una interpretazione molto più favorevole a loro rispetto a quella del concilio di Basilea. D'altra parte stanno prevalendo i moderati, i nobili ussiti si alleano persino con i cattolici pur di far fuori Taboriti e Orfaniti. Taboriti e Orfaniti sono sconfitti nell'ennesima guerra ussita, nella battaglia di Lipani, dove il loro capo, ricordate, Procopio il Grande, muore. Ok, nel 1434, battaglia di Lipani, Lipani, Orfaniti e Taboriti, gli estremisti vengono sconfitti dagli ussiti moderati che si sono messi d'accordo con i cattolici boemi e con il Papa e con il Concilio e quindi i compactata. L'ussitismo moderato viene accettato, c'è cioè questo compromesso tra gli ussiti, almeno quelli moderati, e la Chiesa cattolica. Le cose però non finiscono qui, sono ancora molto complicate. Le guerre ussite, gli scontri religiosi e gli scontri tra gli ussiti e la Chiesa cattolica continueranno. La lezione è durata veramente troppo. Vedremo come continuerà la questione ussita, veramente molto complessa, nella prossima lezione. Grazie di avermi seguito, siamo andati veramente fuori tempo. Un po' di pazienza, arrivederci.